Salve a tutti ragazzi, siamo qui in una nuova serie Let's Play, il clonato d'oro fandom Minecraft, perché siccome l'8 luglio uscirà per console multipiattaforma, che non so se sarà proprio un remake oppure... Qua andiamo a mettere il nuovo. Ma qua non c'ho i numeri qua. Nome del cane non ci va. Comandi. Fate da un po' che non ci gioco, quindi ci dovrò, spero di prenderci un po' con la mano, eh. Ok, iniziamo la partita. Dovrebbe uscire l'8 luglio per console multipiattaforma, tipo per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, anche, se non mi sbaglio, anche per Xbox Series X. Per altre console, credo, eh. A qua questo è proprio il sogno di clonare. Un minuto di silenzio. Era solo un brutto sogno. E ok, inizia la prima parte. Quando sento questa canzone mi vengono proprio i brividi, no? Cioè mi viene la pelle d'oca quando sento questa colonna sonora, ma chissà perché. Cioè, mi viene sempre la pelle d'oca. Ascolto questa soundtrack di Clonoa. Comunque non vedo l'ora che arrivi comunque per il console multipiattaforma, che poi non so nemmeno se è remake o... Tra l'altro un altro clonoa era già uscito anche per Nintendo Wii, se non sbaglio, ecco. Credo che comunque ci sono collezionabili. Questo gioco. Cerchiamo di prenderlo qua. E se però per cercare di prendere bene la mina.
Allora, vado qua. Ok, qua se non mi sbaglio se ne raccogli fino a 99, recupero una vita prima. È un po' come Crash Bandicoot, se raccogli fino a 99 frutti un po' ottieni una vita qua. A controllare se raccogli fino a 99 gemme. Tiene una vita. Ok. Tra l'altro con questi livelli sono a tempo se... Mulino attento. Insomma, non vedevo l'ora di iniziare una nuova Let's Play, dai. E se no per non peccolo nuova. Tra l'altro non ricordo se... Nella mia infanzia ci ho mai giocato, perché questo gioco, perché mi pare che ho proprio questo, mi vengo dei déjà vu che ci avevo giocato già nell'infanzia, però non ricordo, ci avevo mai giocato a Chrono Vanian durante la mia infanzia. Tra l'altro comunque graficamente è fatto anche bene, pur come nonostante si tratta di un gioco PS1, Ah, qua parla del legno, lui va alla realtà raggiungere. E questo qui fatto tipo stile ti devi spaventare improvvisamente. Qua siamo già arrivati al settimo minuto di video. Questo fa, questo tizio qui ha fatto proprio tipo, ecco, tipo sa saltare tipo in stile Freja di Final Fantasy 9, questo qui. Oppure stile Kane di Final Fantasy 4. E poi Final Fantasy 4 vedo che ce l'ho anche in elenco come future serie Let's Play, che penso che porterò direttamente. Oh, parlando però ho ottenuto una vita in più. Ok, è finito il livello qua. Ok. Ah, questi sono le visioni, no? E ok. Credo che gli episodi li dividerò a ogni visione, dai. Che come salto? Tanto qua, vabbè, avevo già un salvataggio perché avevo fatto... Ok, visione 1 su 2, vabbè, lo faremo... Al prossimo episodio lo dividerò i miei episodi con le visioni, livello, chiamavole. Quindi termina qui questo primo episodio di Clonard Door of Phantom Mile. Da vostro camore, insieme a tutti, ci becchiamo alla prossima.